il calcio è proprio questo, inseguire il proprio vittimismo e dedicare il rancore che questo vittimismo causa agli altri. Nel paese di Cinerarota, da due libri che parlano di calcio, questo film vuole spiegare, raccontare, vuole ipotizzare anche e vuole anche far sospettare. La parte più interessante di Calciopoli non riguarda lo sport, riguarda piuttosto che sta intorno allo sport, perché la storia non ha quella di Calciopoli, ma se lo sport si può in realtà raccontare l'Italia. Nel 2006 io sono stato quello che dovevo raccontare gli obiettivi perché la Juventus andava in serie. Tanto per cominciare ci eravamo accorti per primi che non erano Calciopoli, perché c'erano le telefonate degli italiani. È stata una roba che scoprirla prima da cittadino, poi da giornalista, mi ha fatto anche accorare la pelle. E ripeto, oggi non è giorno. Chiaro che le televisioni italiane fanno il cattivo, il cattivissimo, il pessimo tempo. Quindi voglio capire che strade state seguendo. Io sono molto orgoglioso della natura indipendente. Da oggi posso annunciare, tra l'altro, che è ufficiale, che con On-Air, che è un portale di video, siamo molto contenti di essere stati in un catalogo. E quindi sarà disponibile anche per il video on demand su questo portale.